Ciao. Ciao. Ho letto l'inserzione sul giornale. Dimmi. Quanti anni hai? 24. Come sei fisicamente? Sono castana, snella, ho una seconda di seno e un bel fondoschiena. Un tipo mediterraneo. Esatto. Ti proteggi? Sempre. E se un cliente ti offrisse una bella cifra per farlo senza? La vita è solo mia. Ah. E non fisicamente come sei? Prego. Cioè, voglio dire come sei non fisicamente. Ti ho messo in difficoltà, eh? È una domanda che non mi aspettavo. Senti, guarda, forse è meglio che attacco. Ho chiamato così solo per... Capita. Chi può mai sapere esattamente perché facciamo o non facciamo una cosa? Adesso sei tu a sorprendermi. Perché? Beh, perché la tua risposta è allo stesso tempo accogliente e distante. Scegli. Scusami un attimo. No, sto disegnando. Cerco di immaginare come sei fatta. È la tua voce. Cosa ha la mia voce? Io non lo so cosa è la tua voce. So solo che ha messo in moto la mia fantasia. E se restassi in silenzio? Sarebbe un peccato. Perderesti l'occasione di essere la prima musa telefonica della storia dell'arte.
Se così, perché fermare un momento magico? Questa musica mi fa tornare alla mente un'antica leggenda. Dunque, sì, in terra di Babilonia, ogni donna, almeno una volta nella vita, doveva giungere fino al tempio della dea Ishtar e offrire per un prezzo simbolico il proprio corpo ad uno sconosciuto. Ancora oggi si narra che la leggenda vuole incisa sulle ali di una farfalla notturna e quando una donna ha l'avventura di sentirne il battito, un soffio di vento la sospinge verso mille templi lontani, mille corpi sconosciuti avvolti in una specie di nebbia estiva, essenze odorose, una sorta di dolce veleno. Scusa, devo lasciarti. Com'è andata la musa? Strepitosa. Il mio ritratto? A buon punto. Ci sono gli occhi, i capelli, il naso. Ascolta, domani sono ancora qui. Sarei curiosa di sapere come mi hai immaginata. Mi chiami? Certo che ti chiamo. Allora, domani. Buonanotte. Buonanotte. Sì? Parlo con la musa telefonica? Esatto, sono contenta di sentire. Che ha la tua voce? Niente, sono appena uscita dalla doccia e sto con il viva voce. Allora ti richiamo più tardi. No, non ti preoccupare, anzi, così ho la sensazione di non essere sola. Dove sei? Faccio una passeggiata. E il mio ritratto? Passeggia con me. Ascolta, io adesso devo fare un salto ad una mostra, però tra un paio d'ore penso di liberarmi. Se mi dai l'indirizzo posso... Anch'io voglio vederti, ma non qui. Perché non ci incontriamo alle 6:30 a Piazza del Popolo e ci prendiamo un caffè? Ti ho messo in difficoltà? Ma no, figurati, non c'è nessun problema, è che io non... Ti devo lasciare, hai da scrivere? Sì, aspetta un attimo. Dimmi. 338 18 68 942. È il mio cellulare. Fammi sapere. Pensi bene, come ti si ritrova sempre, eh? Noi siamo rincontrati dopo tanti anni. Scusami, è arrivato un amico. Ciao Alessandro. Ciao. Come stai? Bene, te? Benissimo, grazie. Grazie di essere venuto. Grazie. Figurati, per me è un piacere. Poi sei sempre così bravo a organizzare le cose, te. Beh, ma se non invito gli amici, gli intenditori... No, Fabio Andini è assolutamente il migliore. Lo so che ti piace, infatti sei stato con lui. Violenza lirica che esce fuori. Sì, ha questa sinuosità nel cuore. Molto bello. Scusami un attimo. Sì, prego. Thank you.
Ciao. Entra. Sì, sì, certo. Il tuo nome? Alessandro. Viviana. Ci conosciamo? No. Credo proprio di no. È particolare qui. Ti piace? Molto. Senti, Alessandro, sono 100 euro. Sì, sì, certo. Un po' di musica? Ok. A questo punto non ci resta altro che togliere il superfluo. Come vuoi. Sei di poche parole? Non sempre. E quelli lì? Non li togliamo? Magari più tardi. E poi che fretta c'è? Rilassati. Lasciami fare. Zucchero, devi essere una golosa. Mm? Yeah.
Se vuoi, di là c'è il bagno e la doccia. Lo sai che hai un odore dolcissimo? Anche tu. Via Sarcelli 7. Ok. Sì, grazie. Allora, ciao. Ciao. Sono proprio uno stronzo. Ciao. Ciao. Entra. Ci conosciamo? No. Penso di no.